Soltanto i fratelli, voi sareste i moderni cultori della necromanzia. I moderni cultori della necromanzia comodamente seduti in attesa del brivido. Veramente i tempi sono cambiati ed anche questa vecchia, decrepita direi, pazzia dell'uomo si è mutato abito, si è introdotta nei salotti, collocata fra i pizzatempi dell'ultima generazione. Vecchio è il desiderio dell'uomo di mettersi in contatto con quel mondo invisibile che lo circonda, la cui esistenza fugge alla più recente scienza ed è ancora oggi materia di fede. Le evocazioni della storia, fratelli, non possono essere contate, se sono. Erano credute e andavano a incutere paura prima ed essere condannate poi. Successivamente, quando l'uomo apre gli occhi quel tanto necessario per osservare i più elementari fenomeni che lo circondano e trascriverli in leggi, forte per la conquista e per la fatica, ride dell'invisibile che te può ridere su un'opera d'arte che non capisci. Oggi invece l'uomo, grazie alle tante gaffe commesse, cerca di essere meno drastico e categorico. Studia il fenomeno con lo stesso successo che può avere chi, ad esempio, voglia tradurre un'opera scritta in francese convinto che lo sia in arabo. Che cosa ha cercato di raggiungere? Prova scientifica della sopravvivenza dell'anima per moralizzare i popoli? Creare il nuovo motivo di inibizione fondato sulla scienza, oggi che si sta sciogliendo quello fondato sulla ignoranza, dominatrice dei tempi passati. Oppure dimostrare che più nulla esiste oltre quello che vedete. Le vostre o le loro sono personali interpretazioni, polemiche, non positive indagini dei fatti. Non lasciamoci quindi trascinare dalla foga che l'amore alla scienza a volte può dare. Amore alla scienza. Chissà, fratelli, se tornata in voga la moda di bruciare i cultori delle scienze occulte, ci sarebbero tanti come oggi che hanno amore a questa scienza. Sareste ugualmente numerosi a questo genere di riunioni. Eppure, quanti prima di voi che hanno sfidato il fuoco, seguito le più impossibili pratiche pur di evocare l'anima di qualche trapassato. Lo scoccare della mezzanotte, fra il primo e il secondo giorno di novembre, vestiti di nero, acceso un fuoco di legno di cipresso e di verbena, bruciare della mirra e dello zolfo, pronunciando il seguente scongiuro. Le potenti forze della tenebra e della morte io vi invoco. Ombra che nascondi, morte che cancelli, io entro dallo scuro regno l'anima di Tizio, Caio e Sempronio. Presa una tibia con la destra, tenendo un teschio nella sinistra, compiere di corsa 13 volte 13 passi, ripetendo lo scongiuro, e gettarsi in una fossa scavata in un cimitero per seppellire un corpo, coricarsi guardando il cielo, ripetere lo scongiuro aggiungendo Tizio, Caio, Sempronio, mostrati a me. Il risultato è certo, lo credo. O sarete voi che andrete a raggiungere l'anima evocata morendo dallo spavento, pur essendo tanto pezzi da seguire questa pratica, niente di più facile che possiate vedere quello che desiderate. Se avete pratica di queste formule, se per curiosità avete letto l'opera di un qualche ciarlatano e non potrebbe essere altrimenti sulla magia bianca e nera, avrete certamente notato che ogni formula presenta delle difficoltà di esecuzione insormontabili. Molto probabilmente chi le ha inventate, rendendole impossibili, si cautelava contro ogni eventuale accusa di impostura, in quanto nessuno vi sarebbe stato che l'avrebbe trovate e trovate tutte. Con probabilità questo pensava l'autore, mentre qualsiasi formula, anche la più fantastica,
quando colpisca l'immaginazione, sia seguita scrupolosamente dalla bontà e convinzione di un pezzo, diventa efficace. Le difficoltà presentate dai rituali magici non sono che la pietra di paragone per la volontà e convinzione dell'operatore. Chi riesce a procurarsi da solo, con i propri mezzi, tutto quanto il rituale richiede, tante forze in sé muovere le montagne, gli altri si arrendono. La mano di un assassino giustiziato e sepolto da 3 giorni, che può farvi operare dei prodigi, la forza che avete dimostrato di potervi procurare simile cimelio. Chi ha in sé questa forza, questa volontà, non ha bisogno né di bacchetta magica né di altri arnesi del genere per operare sull'invisibile. I maestri ne sono esempi viventi. E quando un uomo comune chiede di operare un prodigio, mostri la sua volontà procurandosi le più impossibili e stravaganti cose. Non è neppure vero, quindi, che la bacchetta magica del mago in mano al grandista compia gli stessi gesti. Il potere sull'invisibile è una facoltà personale che non può essere tramandata, non può essere realizzata in seguito di una comunicazione. Deve essere trovata. E chi non l'ha naturale per evoluzione, deve dimostrare di avere ogni volontà da portarsi le più impossibili cose. Ora vorrei dire ancora qualche cosa. Non diciamo una cosa nuova affermando che l'uomo ha proprio a disposizione dei poteri che neppure si sogna. Perché queste facoltà siano attive? Bisogna che l'individuo abbia un particolare stato interiore che è naturale nel guru, nel santo, nel mago, nel fiducioso, nello stregone, nell'ignorante. È come la corda di uno strumento musicale che per produrre un suono, una nota desiderata, deve essere tesa in modo giusto. Questa intima tensione è naturale virtù dell'individuo evoluto, mentre nel non evoluto è una autosuggestione che egli si procura seguendo queste formule magiche. Un maestro che desideri agire sul visibile o sull'invisibile non occorre alcuna formula, perché in sé ha questa intima tensione. Non ha bisogno di ricorrere a qualcosa di molto simile ad uno stupefacente per averlo. Ora, questi poteri sull'invisibile sono propri dei maestri. Questo non significa che non possono essere adoperati a scopo egoistico. Ciascuno può usare come meglio crede dei propri poteri, così come a proprio piacimento usa le mani. Una sublime legge di giustizia e di equilibrio, tutto soppesa e fatta. Dove questo equilibrio viene rotto, nasce, si crea una causa il cui effetto andrà a ricadere sugli autori di questa perturbazione per trasformarli, per insegnare loro una verità. Sublime misericordia, perfetta giustizia di Dio. Ricordatelo voi che invocate la misericordia celeste per i casi vostri. La giustizia divina, quando avete potuto vendicare un po', Dio non punisce, corregge chi ha perturbato l'equilibrio. Torniamo a noi. Fortunatamente questo gioco di forze non è mai oltremodo dannoso perché la ferma convinzione, la ferrea volontà del maestro sono sempre dirette a scopi altruistici e quindi benefici. Quelle dello stregone, dell'ignorante, che
abbiano superato le difficoltà con formula magica, portano a questo ignorante o a questo stregone un tal dispendio di energie che dopo due o tre pratiche di questo genere costui finisce come ipotesi migliore sul suo complesso. Non si avventuri quindi l'ignorante negli imperbi sentieri delle scienze occulte per non essere divorato dalla sfinge. Montà, fede, scienza, ecco il trinomio su cui il mago fonda la propria azione. Invenzione e giurisdizione danno allo stregone un'effimera potestà sulle cose e sulle creature. Tali sono gli elementi che contribuiscono al successo in una pratica magica. Ma vi sono altri settori, i quali, pur non concorrendo direttamente, non possono essere trascurati, settori o elementi che servono a dare all'operatore uno stato d'animo particolare corroborante in tutto lo svolgimento. Ad esempio, un senso di timore che favorisce l'estrinsecazione della sensibilità, oppure quel senso del segreto, dell'occulto, che fa sì che sia aumentata nell'individuo l'intuizione. Vi sarà certamente capitato di dover attraversare un luogo solitario, timoroso di quello che poteva accadervi. Ed allora ricorderete di aver visto ed udito cose inesistenti, surreali e sensibili ai vostri sensi. Allo stesso modo, osservate con quale morbosa curiosità si ascoltano cose segrete, con quanto piacere si fanno certi atti in luoghi proibiti. Sì, già, censurare tutto quanto è attinente al sesso, credendo con ciò di fare opera di moralizzazione. Le immagini e quanto altro sfuggito alla censura che cadono sotto l'attenzione di un individuo acquistano un potere eretico da rendere frequente inutile l'opera di moralizzazione. Così, di fronte ad esempio ad una situazione picciante, di gran lunga meno corto il membro di una qualche associazione di nudisti che un funzionario della censura stessa. Tutto ciò avviene per l'ascendente che ha il segreto, per un individuo. Il compiere un'opera magica richiede un'attenzione, una precisione non comune. Il trascurare il particolare più insignificante può compromettere l'opera tutta. Generalmente si crede che chi ha potere sull'invisibile possa esprimere un desiderio e vederlo realizzato immediatamente. Tutto questo è un errore. Occorre la completa partecipazione dell'individuo, di tutto l'individuo. L'opera del Cristo è un'opera magica, contenta dell'amore. Una folla inferocita, pronta a linciare una povera donna, ed una frase detta nel modo più semplice e sereno di incanto arresta ogni vendetta. Nulla più della causa, niente di odio. Fermenta un popolo, si pronuncia una condanna, ma chi uccidete, o potete? Il falegname che parla per regalare sogni alla povera gente. Nulla più dell'ombra sventa chi ha potere temporale. Il mago che agisce sulle moltitudini ha più conoscenza dell'uomo e del visibile che del divino e dell'invisibile. Quando qualcuno di voi ha riunito il nome mio, dice il Cristo, qui io sarò, ben conoscendo l'importanza di queste parole. Quando alcune creature sono fermamente convinte del potere di un individuo, conferiscono a lui tutto il potere creduto. Guardate. Sono poche pietre chiamate altare, due lunghe mani che spezzano del terreno.
una fetida bocca che pronunzia inconcrete parole. Eppure avete di fronte a voi il prodigio per eccellenza, potenza dell'umana convinzione. Ecco quella creatura curva per l'artrite, guardarvi con una espressione bieca per la miopia, cercare di sorridervi con i pochi denti superstiti di una piorrea alveolare, e voi giurate di averla vista volare cavalcando la coda di Satana. Potenza dell'umana immaginazione. Provate ad imporre a quello scalatore di raggiungere quella cima accessibile ai soli volatili, come più volte ha fatto di sua iniziativa, e lo vedrete cadere nella scena una, ma 10 minuti. Potenza dell'umana volontà. E più ancora. Ecco l'acqua di una piscina su cui galleggiano fusi, rocce, rende infette, guarire. Sanare ciò che non possono i più moderni mezzi. Potenza dell'umana fede. E voi uomini ricercate l'energia nella materia. Se dunque ciascuno di voi ha tante porte in sé da far credere che possa sovvertire le leggi della natura, quando più persone siano riunite in un'unica fede, potete immaginare quale forza scaturisca. I romani erano fermamente convinti dell'esistenza degli dèi, e con questa loro convinzione avevano creato delle forme pensiero così caratterizzate e dense da essere scambiate per entità reali all'occhio del veggente. Successivamente, quando il cristianesimo prese vigore, e il popolo non credeva più negli antichi dei, Giuliano in una visione apparvero stanchi e terribilmente invecchiati. Quando delle creature si riuniscono, fermamente convinte in qualcosa, creano una catena magica che può avere degli effetti cinetici sulle cose e sulle creature. Dopo l'esperienza del Mesmer sugli animali e sugli uomini, si pensava che le cosiddette forze psichiche avessero ascendente solo sugli animali e sugli individui. Successivamente lo spiritismo dimostrò che il pensiero è un ente dinamico che può mettere in moto corpi inanimati da chi sappia con la volontà, dirigerlo, produrre una serie di meravigliosi fenomeni. Gli spiriti riuscirono tanto bene in questo primo intento che alcuni studiosi ne esclusero addirittura l'intervento, attribuendo i fenomeni alle forze pensiero dei presenti, in special modo del medium. Essi attribuivano a questi poveri medium tante forze, tante possibilità, quante sono le malattie guarite dalla panacea universale. Sorsero così le correnti naturalistiche del tutto giustificate. Se si pensa che fino a pochi anni fa si discuteva su quanti angeli possono entrare sulla punta di un anno, e si discute tutt'oggi, si creano delle teorie per spiegare ciò che è semplice, ciò che è già spiegato, che non si vuole ammettere. Ed allora esprimiamo un ringraziamento particolare a nome dell'umanità, ai vari inventori dei serbatoi cosmici, della memoria ancestrale, eccetera, eccetera, praticamente ricompensati da quei ciarlatani sedicenti. Potenza dell'umana illusione. Così categorici nei vostri giudizi, così precisi nelle vostre valutazioni, così esatti nelle vostre osservazioni, che sapete distinguere il bello dal brutto, il gradevole dallo sgradevole, il freddo dal caldo, per dare un'assoluta importanza a tutto ciò, non avete ancora compreso né l'uomo né la natura. Aprite gli occhi una buona volta. Girateli intorno e guardate.
Convincetevi che ogni cosa fa parte di un tutto, di un meraviglioso tutto in cui uno solo è il principio ed una sola la fine. Non vi sono creature neglette ed altre privilegiate. Ogni creatura in relazione è ugualmente dotata. Cercate quindi di vedere questo, di convincervi di ciò, di sapervi collocare nel grande disegno universale, ed allora una grande pace, un grande equilibrio, una grande serenità saranno in voi. Ed in questa pace, in questo equilibrio, in questa serenità, si svilupperanno quei poteri occulti, poteri i cui effetti hanno fatto pensare alla parola mira. Sono sembrati cioè tanto grandi per i tre di doverli attribuire alla divinità. E così è, fratelli, quella divinità che è in voi, che è in tutto.